Questa riunione si tiene in un momento particolarmente doloroso e delicato, a pochi giorni dalla tragedia di Ischia, con le otto vittime fino accertate e ancora i quattro dispersi. Una tragedia giunta a due mesi dall'alluvione delle Marche, dove è stato pagato un pesantissimo prezzo di vita umana. Il mio pensiero, il vostro, ma credo il pensiero di tutti noi, va alle persone che hanno perso la vita, alle loro famiglie, alle famiglie dei dispersi. E da rappresentante del governo esprimo il mio cordoglio assicurando il massimo impegno, non solo in questa prima fase di emergenza, ma anche e soprattutto nella fase di ricostruzione. A tal proposito ci tengo a ringraziare tutte le forze che sono state impegnate, sono impegnate nell'emergenza, sai quali le capitanerie di Porto che dipendono funzionalmente dal, eh, da questo ministero e diciamo che in un paese civile non si dovrebbe morire di pioggia.